Il faro di Brucoli in provincia di Siracusa, inserito nel complesso del castello della Regina Giovanna nel 1911, ritroverà il suo splendore grazie al progetto Valore Paese Fari, che mira a far tornare alla vita beni di proprietà dello Stato non più utilizzati, ma ricchi di fascino e suggestione. Con questa iniziativa, che ha preso il via nel 2015, in Sicilia sono stati già assegnati 8 beni. Tutte le maestranze, le materie prime e le risorse necessarie per far rivivere questo bellissimo manufatto verranno ad essere recuperate nel comprensorio di riferimento all'interno del quale il faro insiste. In un angolo tra scogliere e acqua cristallina, nei pressi di Augusta, sorge lo storico faro di Capo Santa Croce, che si prepara a far rivivere ricordi ed emozioni. Un luogo che ci porta indietro nel tempo con tanti ricordi, perché qui siamo cresciuti. L'aggiudicazione di questo faro per noi rappresenta non solo un investimento a livello economico, infatti, ma è soprattutto un investimento emotivo. Puntiamo maggiormente nello sviluppo di questa parte per rilanciare il territorio. Valore Paese Fari rappresenta un'opportunità per quanti vogliono sviluppare impresa e generare un significativo ritorno economico e sociale, in particolare per il territorio circostante. L'Agenzia del Demanio ha lanciato il quarto bando e l'iniziativa quest'anno si amplia con edifici costieri di proprietà di comuni e regioni, tra cui il Castello della Colombaia a Trapani di proprietà della Regione Siciliana. Le gare si concluderanno il 27 novembre prossimo.